all'ascolto Luca Manfè. Luca Manfè, lasciami ancora le immagini in regia. Luca Manfè di Aviano, che si sta insomma contendendo, cosa posso dire, il grande titolo di MasterChef USA. È così, Luca? Pronti qua, buonasera direttore. Allora, come va? Com'è questo momento insomma di vigilia? Siamo alla grande, mi sembra di aspettare tipo la finale dell'Italia ai mondiali, sono molto molto agitato. A che ora inizierai a cucinare per l'ultima volta a MasterChef? Questa va in onda alle 8 stasera, anzi alle 9 qua. Alle ore 21, ora degli Stati Uniti, ma ora degli Stati Uniti. Ore 21, sì, in Italia sarà alle 3, però di solito arriva su YouTube la mattina. Così per le 7, le 8 la mattina dovrebbe esserci già la finalissima su YouTube. Quanti concorrenti hai da sfidare? Adesso siamo rimasti io e questa agguerrita ragazza di San Diego che si chiama Natasha. È una 27enne bellissima, una mamma che sta a casa e cucina tutto il giorno. E non sarà facile. Hai presentato il fricco? Io mi ricordo nel 2002 quando andai al NIAF a Washington e il Friuli Venezia Giulia partecipava con l'enogastronomia, fu presentato il fricco, ma nessun americano, tra l'altro gli americani, conosceva il fricco e lo lasciarono sulla tavola. Invece tu vai in finale grazie al fricco, e quindi un avianese, un nostro corregionale, con il fricco va in finale a Mister Chef. Guarda, no, non posso descrivere, no, come ero contento di aver avuto la possibilità, perché mi hanno lasciato cucinare con il grana padano, che di solito noi non lo usiamo per il frico, però volevo proprio avere l'occasione di fare vedere a tutta l'America da dove vengo, no, le mie origini, e presentare un piatto come il frico, che per noi è importantissimo, è stata una cosa bellissima, ed è una delle cose che voglio fare anche quello quando aprirò il ristorante qua, e non solo fare cucina italiana, però fare piatti tipici friulani per dare in modo a tutta l'America di poter apprezzare un attimino di più la nostra regione, che certe volte viene un po' dimenticata. Senti, poi ti lascio Luca, cosa preparerai questa sera? Hai già in mente qualcosa? Allora, stasera dobbiamo fare un three course meal, sono tre piatti, antipasto, piatto principale e poi un dolce. Non posso dire bene quello che farò, però posso anticiparvi che sono bene o male piatti italiani classici, rivisitati un attimino con una nota un po' moderna, grazie anche a tutto quello che ho imparato nella stagione di MasterChef fino ad ora. Anni ci sarà vicino a te e applaudirà in modo forsennato, io immagino già, Io devo dire che Joe è sempre stato molto molto carino con me, anche il primo anno che non mi hanno fatto passare, si vedeva proprio che gli dispiaceva. Cosa posso dirti? Ti voglio, ma accada quel che accada, sei già un grande. Da quanti anni è che sei in America, Luca? Io sono partito nel 2003. Beh, quando tu... Adesso sono 8 anni che sono qua a New York, sposato da 3 anni con una bellissima americana che si chiama Kate. Ma pensa un po', e mi conosci tra l'altro, perché a me ha fatto un piacere immenso quando ti sei collegato sul nostro sito online e hai detto io sono qua, ma guarda, veramente mi ha fatto un grande, grandissimo piacere. Vabbè. Segui direttore, sempre... Io devo dire, lei, a me è un onore per me parlare con lei, perché lei è uno dei simboli di tutta la gente pordenonese e friulana. Grazie Luca, mi raccomando, in culo la balena, perché amo se i cani. Se mi permette direttore, vi saluto un po' a tutti gli amici, no, di Aviano, tutti i miei ragazzi del buco, e anche e soprattutto la mamma, il papà e mia sorella, perché se sono arrivato fin qua, guardi, e soprattutto anche grazie a loro. Un grande, grandissimo abbraccio Luca, e domani ci risentiamo, perché primo voglio sentire Luca Manfè. Grazie Luca, mi raccomando. L'Aquila, voli alto. Mandi che forse Friul. Grazie a Luca Manfè.